Amici di Formula Italian Team, buonasera, bentrovati alla nuova Fit Social Race di questa settimana. Un caldo saluto da Andrea Lungagnani per i più di Erlong 2110 e andiamo a vedere come è composta la griglia di partenza. Purtroppo per problemi tecnici non abbiamo potuto gustarci a fondo le qualifiche, quindi ci tuffiamo a capofitto nella gara. Ci sono nomi di tutto rispetto come quello che vedete inquadrato, ovvero Miche, il buon Miche che ha fatto miracoli in Master League l'anno scorso e quest'anno vedremo con l'uscita di scena dai giochi del buon Davide Serperboni in arte Smokeman se sarà lui il reietto della Master League l'anno prossimo, oppure vedremo un po' chi ci sarà, perché spiccano i nomi anche di J-Sport WR46, Dead 95 sul pezzo, anche Fabio il Surname. Vedremo se quest'anno potrà fare qualcosina in più. L'anno scorso purtroppo per motivi, per impegni, diciamo, non ha potuto partecipare come pilota ufficiale. E quindi i piloti stanno attualmente andando sulla griglia di partenza, il giro di formazione è terminato, e quindi scaldate i motori e sul circuito dell'Ungaroring va in scena la Fit Social Race di questo martedì. Andremo a snocciolare poi piano piano i nomi, magari andiamo a dare un'occhiata a quella che è la strategia delle macchine, tutti ovviamente su gomma soft in top 10. Poi abbiamo Alessio Fiorino, Poz Luca, Kaiser, Matt, Paolo, Giovi e Alex Pilotino su gomma media, ma i semafori si stanno accendendo, quindi rimaniamo concentrati per la partenza. Attenzione drive through per Kaiser, Matt e anche per Alessio Fiorino che sono partiti prima, ma attenzione, è partito il Gran Premio d'Ungheria con buono spunto subito di Miche che va a girare per primo, anche bravissimo il buon Fit Flaminio questa sera in vesti ass. Attenzione dietro perché c'è una lotta tra un Alfa Romeo, attenzione, no, c'è Paolo e Fabio il Surname che vanno a ritirarsi, un po' di parapiglia ovviamente, le solite safety car, intanto le solite problematiche con la classifica, ma eccola qui, adesso dovremmo averla a posto. Avevo visto Alessio Fiorino e anche Davide Rumore tentare l'attacco nei confronti in terza posizione, purtroppo c'è stato il ritiro da parte di due piloti, quindi si hanno in questo momento 17 piloti in pista. E dato che c'è la safety car andiamo a snocciolare un po' il roster di questa sera di Miche, ne abbiamo già parlato, il buon Flaminio già citato in AS, vedremo seconda posizione davanti anche a Mattia Metrano, quindi vedremo se quest'anno anche per lui potrebbe esserci un odore di master per il pilota dell'AS. Poi Mattia Metrano, lui è stato ormai da anni in Master League, intanto ai box Ganu, Davide Rumore, Alessio Fiorino e Alex Pilotino. Ritorniamo dopo sullo snocciolamento dei roster, vediamo se sì, c'è il cambio dell'ala anche per Ganu, quindi un contatto anche per lui. Ai box intanto anche Davide Rumore, cambio d'ala anche per il pilota dell'Alfa Romeo, anche per Kaiser Matt credo a questo punto. Oh, Alessio Fiorino, ovviamente c'è la safety car, però vediamo, ovviamente molto lento, monta ancora gomme medie lui. Ovviamente Kaiser Matt e Alessio Fiorino hanno un drive-thru da scontare quando finirà questo regime di safety car. Vedremo come andranno a interpretare poi la gara. Purtroppo c'è stato un po' di parapiglia in
una pista che è molto molto stretta, tanto tanto stretta, e quindi è facile arrivare al contatto, soprattutto in staccata di curva 1 e anche poi nella discesa che porta a curva 2. Infatti è lì dove ci sono stati due ritiri di Fabio Sorname e Paolo. Intanto andiamo a snocciolare chi abbiamo questa sera. Ovviamente Mattia Metrano. Lo dicevamo prima, quest'anno ha corso in Master League, portacolori della Red Bull, insieme compagno di squadra di Re. Questa sera assente, l'abbiamo visto sia in Russia che nella gara prima a Monza. Poi Raffo Idex, pilota Sport League in quarta posizione. Un po' di difficoltà per lui nell'andare a toccare i cordoli, ecco, nell'utilizzare bene bene la pista negli allenamenti. E dietro il suo ex compagno di squadra della stagione 2019, un Dead 95 che ha avuto un'ascesa incredibile ed è andato a correre poi in Master League l'anno scorso nelle vesti dell'Alfa Romeo con il suo compagno di squadra Danirco, anche lui debuttante nei campionati ufficiali FIT, subito in Master League, un'ascesa molto molto progressiva anche nel corso della stagione per i due piloti Alfa Romeo. Vedremo quest'anno cosa fare con, diciamo, esperienza in più nella loro testa. Andrex invece, un pilota che ha debuttato la scorsa Social Race qui su Formula Italian Team. Buon passo per il pilota questa sera in vesti Ferrari. E vedremo cosa potrà regalare se eventualmente vorrà entrare come pilota ufficiale dei campionati FIT che partiranno verso ottobre, ovviamente perché si aspetta l'entrata di Imola, Portimão e i vari circuiti che magari andranno ad aggiungere un po' più di pathos. Intanto rientra la safety car. Dietro Andrex abbiamo J Sport, poi J Sport paddista della Master League, poi Poz Luca, buono in ottava posizione Poz Luca, campione della Prime League, poi Patrick Speri in nona, decimo il Tia Prince, undicesimo Daniele Play in Red Bull, dodicesimo Giovi, tredicesimo Alex Pilotino, quattordicesimo Ganu, quindicesimo Davide Rumore, sedicesimo Alessio Fiorino, Kaisermat, diciassettesimo. Si riparte subito con Miche, molto molto avvantaggiata, attenzione a Metrano. Tenta di difendersi da Raffo Idex che voleva subito passarlo. Attenzione perché sono in 4 in questo momento che possono tentare il sorpasso. Pista molto molto tortuosa, molto difficile sorpassare, come dicevo prima, molto ci sono pochi punti di staccata se non curva 1. Attenzione Patrick Speri su Poz Luca che è andato un po' largo, allora anche il Tia Prince dall'esterno e addirittura Daniele Play un contatto con Poz Luca. Purtroppo speriamo non abbia riportato danni il pilota della Red Bull che tentava, forse aveva sbagliato l'entrata in curva 6, il pilota dell'Alpine Poz Luca. Mamma, quanto sottosterzo, problemi forse per Poz Luca, forse c'è stato anche un contatto. Attenzione Daniele Play, una grandissima staccata e vediamo anche Ganu all'esterno di Poz Luca, con Poz Luca con evidenti problemi, anche Giovi, e infatti Poz Luca rientra ai box. Intanto Metrano fa il giro più veloce in 1:17.735 là davanti a Metrano. È volata un'ala, attenzione perché ho visto volare un'ala. Oh, intanto disconnessione per Davide Rumore. Ho visto volare un'ala sul rettilineo principale. Infatti è proprio Davide Rumore, pilota che aveva debuttato su Formula Italian Team nel 2015 in Pro League con la Force India. Poi aveva fatto anche la Sport League nel 2018, ottenendo in veste Renault. E poi un po' di
Attenzione, bandiera gialla nel T2 e si è girato Alex Pilotino, purtroppo. Un po' scoppiettante questo inizio di Gran Premio. Mamma, Alex taglia tutta la chicane. Intanto c'è Raffo Idex là davanti, che è l'unico a non essere sotto il muro del secondo operazionale di DRS, quindi vedremo se Dedde vorrà subito tentare l'attacco sul pilota della Red Bull, però non è ancora... Il DRS è stato abilitato in questo momento, attenzione, bandiera gialla nel T2, c'è Patrick Speri che viene attaccato da Daniele Play, che è veramente in grande spolvero. Intanto Alex Pilotino, problemi per lui, ai box anche Ganu, ai box il bot di Davide Rumore, purtroppo. Daniele Play intanto è partito veramente tanto tanto forte, molto cattivo. È vero che Patrick ha una gomma hard, quindi ovviamente deve ancora entrare in temperatura la gomma a mescola più dura portata qua dalla Pirelli. E Daniele Play invece ha subito tentato la gomma soft. Intanto là davanti Raffo Idex non riesce a ricucire questo gap di 2 decimi che ha da Mattia Metrano, con un Flaminio che sta tenendo il... Questo potrebbe essere un buono spunto per il pilota della Haas. Attenzione a Metrano, perché se non ha preso il DRS adesso Flaminio, potrebbe esserci il primo attacco là davanti ai vertici. Eccolo lì, a Metrano infatti si fa tutto sulla destra e passa Flaminio in curva 2, altra bandiera gialla nel T2. Scusate, in curva 1. Oh mamma, quante bandiere gialle. Che sta succedendo? Di nuovo Alex Pilotino che si è girato nella... purtroppo nella stessa curva di prima. Molto molto difficile, appena si sfiora il cordolo in quella. Intanto c'è stato anche l'attacco di Dedde. Davide Rumore intanto rientra, bandiera gialla nel T3. Forse per il rientro di Davide Rumore. Ah no, è Pozzluca. Pozzluca ha girato e ha rotto anche l'ala in uscita dalla penultima curva. Anche lì molto molto difficile tenere, diciamo, la macchina, perché è facile perdere il posteriore in... Oh, Patrick Speri si è ritirato. Si è ritirato Patrick Speri e i cordoli stanno mietendo tante tante vittime. Si sta un po' registrando il life motive. Tanto mica i box, safety car in pista. Dicevo, si sta un po'... Oh, anche Alex Pilotino, mannaggia. Anche Alex Pilotino è ritirato. Primo settore, probabilmente. J-Sport, invece... Che penalità... Oh, no! Drive-thru per J-Sport. Attenzione, perché... Ok, la safety car funziona attualmente bene e J-Sport purtroppo ha avuto questo drive-thru per non aver rispettato il delta. Ovviamente tutti i piloti sotto regime di safety car devono rispettare questo tempo per diciamo poter andare bene, ecco, per non avvantaggiarsi troppo. Intanto Davide Rumore crasha di nuovo, un gran peccato per il pilota dell'Alfa Romeo. Vediamo quindi come sarà sotto questa seconda safety car la situazione. Tanto c'è Giovi con Dedde. Dedde deve aver sbagliato. Attenzione, perché adesso avrà creato... È un problema, forse no. Quando è avvenuto il sorpasso di Giovi? Me lo sono perso. Probabilmente ha sbagliato. Ha sbagliato qualcosa Dedde. Perché Giovi si è infilato. Ah no, è Giovi che non è rientrato ai box. Quindi è vero, perché a gomma media intanto sono rientrati tutti. A montare gomma media il buon Flaminio, poi Tia Prince e Daniele Play, anche loro gomma media nuova, Pozzluca gomma media nuova,
Ganu, Davide Rumore, Gomma Media. E chi ha montato Gomma Hard? Miche, Dedde, anche Raffo Idex che ha perso un po' di posizioni. Intanto J-Sport va ai box, si ritroverà in fondo praticamente. Andiamo subito a vedere dove uscirà il pilota della Williams. In dodicesima posizione, compagno di squadra di Miche questa sera. Dodicesima posizione per J-Sport, che dovrà anche scontare un drive-thru questa sera. Oltre alla partenza c'è stato anche questo drive-thru di J-Sport, quindi tre drive-thru visti questa sera. Vediamo anche cosa succede. Attenzione, Raffo Idex si è girato sotto safety car. Incredibile. È molto molto difficile quest'anno in Ungheria. I cordoli sono veramente molto molto difficili. Ah no, attenzione, un po' di lag per Raffo Idex. Non c'è lag di tantissimo di Raffo Idex, che continua a teletrasportarsi. Vediamo se è rientrato il problema. No, aia. Andrex ignora bandiera gialla purtroppo per Raffo Idex. Lo vediamo con la X rossa. Sta laggando parecchio il pilota della Red Bull. Intanto la safety car rientra in questo giro, così tutto ad un tratto la safety car rientra e quindi riparte la gara con Mika, che prende veramente tantissimo spazio a ogni ripartenza. Incredibile il pilota della Williams con dietro Giovi, con gomma media usata da 9 giri. Intanto Andrex, Davide Rumore continua a rientrare nell'area, purtroppo speriamo che riesca a prendere il controllo dell'auto. E che intanto se ne sta andando con Giovi, che sta facendo un po' da tappo da Mattia Metrano, che anche se è con gomma hard, è comunque gomma hard nuova. Attenzione perché Giovi, ci sono dei problemi sostanziali alla lobby. Raffo Idex purtroppo ancora problemi per lui. Intanto c'è stato un sorpasso con Giovi, che rimane ghost in questo momento. Attenzione, bandiera gialla nel T2, Kaisermat. Purtroppo Kaisermat si gira. Stiamo vedendo parecchia difficoltà da parte dei piloti. Parecchia difficoltà. Vediamo se Raffo Idex magari si è accorto. Intanto Mike è 1.17.716, giro più veloce. Ma andiamo avanti. Giovi, che con questa gomma media credo che voglia arrivare almeno ai pit stop per fare il suo pit stop e mantenere intatta la strategia. J-Sport che intanto va a scontare il drive-thru, e Andrex che purtroppo per la connessione un po' ballerina questa sera di Raffo Idex ha preso 5 secondi. Intanto Andrex passa Giovi, che rimane fantasma. Cioè, ci deve essere un problema, magari un pochettino desincronizzato il pilota dell'Alpine. Passa anche Raffo Idex ovviamente. Oh, attenzione! E Giovi risponde. È molto molto difficile questa situazione. Tanto là davanti Miche ha preso 1 secondo e 9 da Mattia Ametrano, che come abbiamo detto prima è stato un po' tappato da Giovi, che viene passato adesso. Intanto 1.17.495 Miche, e il DRS viene abilitato in questo momento con Giovi che viene passato praticamente da quasi tutto il gruppo. Ovviamente ha gomme morbide
come non morbide, medie, scusate, morbide era ai tempi dell'arcobaleno. Dicevo, gomme medie di 11 giri per Giovi, quindi un po' più in difficoltà rispetto agli altri. Tanto si prospetta una bella lotta tra Mattia Metrano, Dead 95 e Flaminio, che sono i diretti inseguitori di Ametrano, di Miche, scusate. Li vedremo se ci regaleranno qualche sorpasso in più. Miche è indemoniato e continua a girare molto molto forte. Vediamo a questo punto se vogliono rimanere tutti così i piloti, ovvero farsi trainare da Ametrano, che magari ha visto avere un pochettino più di passo degli altri, oppure se inizieranno a dare spettacolo, anche se spettacolo qua in Ungheria è molto molto difficile darlo. Arrivano in staccata di curva 1, ancora niente per i piloti in terza e quarta posizione alle spalle di Ametrano, che perde tantissimo in curva 1, 3 decimi quasi persi dal pilota, anche 4, perché era 2 secondi a 2, adesso 2.5, 2.6, quindi incredibile Miche, anche qua, mamma mia, nulla di nuovo, diciamo, vedere Miche spingere veramente molto forte. C'è da dire che il gruppo dietro a questo terzetto che si gioca il podio, due posti sul podio si stanno giocando a Metrano, Dead e Flaminio. C'è Andrex un po' più staccato a 3 secondi, poi Raffo Idex arriva lunghissimo, intanto 3 secondi per Marco Ganu per ammonimenti multipli. Raffo Idex arriva lunghissimo, si porta dietro il Tia Prince con gomma media e Daniele Play anche lui su gomma media che sta tentando intanto altro il giro veloce, 1.17.423 di Miche. Dicevo, Daniele Play sta tentando di ricucirsi al gruppo, e anche Davide Fiorino a questo punto, eccolo qua, si è ricucito anche lui, e questo terzetto dalla quinta arriva fino all'undicesima posizione con Pozzluca che passa il suo... no, arriva lunghissimo Pozzluca, e infatti Giovi ripassa, e poi ancora Pozzluca, battaglia tra le due Alpine, purtroppo i problemi non rientrano di Giovi. Vediamo quindi. Posizioni molto cristallizzate. Attenzione! Errore di Raffo Idex, che viene passato anche da Daniele Play, che tenta un attacco e riesce a portarlo a termine. Raffo Idex era arrivato lunghissimo, infatti è stato passato subito da il Tia Prince, che adesso con questa gomma media ovviamente ha più passo rispetto ad Andrex e Raffo Idex. Gomma mescola più morbida, più prestazionale per il Tia Prince, che credo debba poi rientrare per andare ai box e montare a questo punto o una gomma soft o un'altra media, ma credo che voglia montare un'altra gomma soft il pilota della McLaren questa sera. Ma su di lui sta arrivando un grandissimo Daniele Play, in grande spolvero su questo monoposto e su questo gioco soprattutto, perché avevamo visto nella passata stagione la sua crescita nel campionato della Prime League, però quest'anno se la sta giocando con piloti che diciamo l'anno scorso erano in sport. Intanto bandiera gialla e Pozzluca di nuovo che si è girato, sempre curva 6, no scusate, curva 4 probabilmente, a meno che non abbiano cambiato il... oh no, Raffo Idex girato, andiamo a vedere. Ah mannaggia, altra safety car ovviamente, 20 giri al termine, altra safety car, 15 giri fatti. C'erano parecchi problemi per Raffo Idex, lo diceva a microfoni spenti.
del paddock si vociferava che Rafoidex fosse in difficoltà. E infatti si è visto. Giove, intanto vai box e vediamo cosa andrà a montare. Personalmente credo che vada a montare una gomma hard, anche perché purtroppo non essere rientrato subito alla prima safety car non gli ha permesso di smarcare la gomma e quindi deve completare la strategia. Gli altri invece, il Tia Prince, va a montare una gomma media. A questo punto credo che possa arrivare tranquillamente fino in fondo. E Daniele Play anche. Ganu aveva già montato la gomma media, quindi recupera qualche posizione. E poi Alessio Fiorino e Giovi vanno su gomma hard. Davide Rumore rimane su gomma hard. Kaisermat è andato a montare gomma media, ma usata di due giri. Pozluca anche lui gomma media usata di 5 giri, quindi speriamo che riesca a gestire la gomma e arrivare fino in fondo. E poi J-Sport, che purtroppo con quel drive-thru l'abbiamo visto andare troppo a fare il fanalino di coda. Certo è che in queste gare non conta il fatto di arrivare primo, secondo, terzo. Cioè, imparare a come diciamo approcciarsi al gioco e alla macchina. Anche perché ci saranno, come sempre, tanti aggiornamenti in casa Codemaster, che verranno rilasciati periodicamente. Però avere già, diciamo, un primo approccio a come si potrebbe comportare la macchina fa tanto, e quindi soprattutto ci si fa trovare pronti per l'inizio dei campionati, che quest'anno, come detto, saranno un pochettino posticipati, per vedere se riusciremo ad avere tutte le piste del mondiale ed offrirvi, come sempre, uno scampolo di, come posso dire, Formula 1 un pochettino più diversa, ovviamente virtuale, però dove sì, ci sono i giochi di squadra, di scuderia, ma non sono sempre le solite scuderie che possono giocarsi il mondiale, ma bensì il pilota, che possiamo vedere per esempio in questo momento una Williams in prima posizione, ovvero la Williams di Mike, perché ovviamente utilizziamo le prestazioni pari, e questo fa sì che anche se si ha una macchina molto molto poco prestazionale nella realtà, si possa far venire, si possa far sbocciare il talento nel virtuale con qualsiasi macchina. Quindi è molto molto interessante, e sarà interessante capire quest'anno come i piloti. Oh no, 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 Daniele Play si è ritirato. Mannaggia. Sotto safety car. Mannaggia anche Daniele Play, che è un grosso peccato. E la safety car intanto rientra in questo giro. È un grosso peccato perché stava facendo una grandissima gara. Ci siamo persi il ritiro. Speriamo che diciamo non sia stato causato da altri piloti, ma che l'abbia persa da solo. Tanto si riparte con Mike, che continua. Oh, attenzione, Flaminio si è girato. Mannaggia, in ripartenza Luca Flaminio si va a girare, e quindi piomba in fondo al gruppo anche per lui. Bella gara. Intanto Dede su Ametrano tenta di candidarsi al rivale numero uno di Mike, almeno questa sera. E vediamo se riusciranno a tenere il passo di Mike, che, come detto, quest'anno, tanto Giovi con Davide Rumore si scambiano più volte la posizione. Dicevo, vediamo quest'anno se Mike riuscirà a seguire il trend fatto vedere nell'ultima parte di campionato. Tanti i piloti effettivamente bocciati nella metà, la seconda metà del campionato. Intanto bandiera gialla di nuovo Pozluca. Problemi un po' per tutti questa sera in... attenzione, rientro in pista. Flaminio riesce a scartarlo subito.
dicevo, problemi un po' per tutti da Alex. Alex Pilotino, che quest'anno comunque è ormai è sempre stato un pioniere della Prime League, comunque si è giocato anche qualche punticino quest'anno in Williams, ha un campione, l'ultimo campione della Prime League come Pozzo Luca, anche lui in difficoltà, quindi magari ci sarà un po' di pareggiamento, diciamo, delle forze in campo, oppure questi cordoli fanno sì che ci sia. Oh no, intanto Flaminio si è ritirato purtroppo ai box. Dicevo, questi cordoli e questa fisica, come è stato strutturato questo gioco, potrebbero scaturire una variabile in più per diciamo mettere un pochettino più di pepe durante ai GP, e quindi chissà, magari ci saranno delle sorprese anche nei campionati. Tanto Miche con Dead, che sembra averne molto di più di passo rispetto a Metrano, perché è riuscito a toglierlo dal secondo. Infatti Dead è giro più veloce, 1:17.360, si lancia a J-Sport, intanto 17.114 con gomma media. Però intanto Dead si lancia all'inseguimento di Miche, quindi vedremo se ci sarà lotta tra i due. Con un Dead in grande spolvero, e ne parlavamo quest'oggi con il buon Dead, che ha preso il gioco solo ieri, quindi diciamo che se si mette alla caccia di Miche con neanche un giorno di allenamento, magari potrebbe essere un bell'anno per il pilota Aston Martin. Poi dietro questo terzetto, anche perché a Metrano non è così tanto distante, dietro questo terzetto, attenzione perché c'è una bandiera gialla nel T2 ed è di nuovo Pozzluca, purtroppo. Spiace vederlo così questa sera. Dicevo, dietro a questo terzetto composto da Miche, Dedde e Ametrano, che sta perdendo un pochettino in questo giro, abbiamo Andrex, Tia Prince, Marco Gano, Fiorino, Davide Rumore e J-Sport, tutti nel DRS di tutti, con Kaisermat che potrebbe approfittare magari di qualche scaramuccia che potrebbe esserci da questo gruppone enorme, da questo serpentone. Intanto da 19 che eravamo siamo rimasti in 12, con Tia che tenta di passare all'esterno, fa un gran sorpasso del Tia Prince nei confronti di Andrex, e lui ha gomma media, quindi gomma media più prestazionale, e attenzione perché potrebbe andare a prendere a questo punto Mattia Ametrano e andare a giocarsi un podio. Sì, è vero che ha gomma media, però è molto costante sul passo gara il Tia Prince, non ha fatto tanti errori. Intanto Dead rimane negli scarichi di Miche, almeno in zona DRS. Intanto Pozzluca 3 secondi, andiamo a fare un piccolo recap: 3 secondi per Dead, 3 secondi per Ganu, 3 secondi per Pozzluca e credo 5 per Andrex, che non è rientrato in box a scontarli. Andiamo subito a vedere, e infatti ecco qua. Stato 11 posizioni recuperate dal Tia Prince, 7 per Giovi, 5 per Dead. Invece è quello che ha perso più posizioni di tutti, ovviamente di chi è ancora in pista, è Davide Rumore, che era partito terzo e in questo momento si trova ottavo a battagliare col suo virtuale compagno di squadra per questa sera, ovvero Alessio Fiorino. Alessio Fiorino, allora, Tia Prince tutto sommato è gomma media, quindi vedremo se magari riuscirà ad andarlo a riprendere. Ma Andrex sta sprofondando con questa gomma, hard. E infatti altri 3 secondi di penalità per lui. Un Marco Gano intanto che con 3 soste si trova in sesta posizione, grandissimo Marco Gano,
Questo fa capire quanto le safety car abbiano, diciamo, un po' aiutato quelli che subito erano un po' in difficoltà. Oh, Davide Rumore di nuovo si gira all'ultima curva. Mannaggia. Quest'anno sarà dura e sarà un GP. Speriamo, ovviamente, come detto prima, abbiamo iniziato da qualche settimana a assaggiare il nuovo gioco. Quindi da qua a fare il GP dell'Ungheria, dei campionati ufficiali, ne passerà di tempo e ci sarà molto più allenamento. Però attenzione ai cordoli, perché quest'anno non è facile assolutamente prenderli. Assolutamente. Tanto là davanti a Metrano si è svegliato e ha tirato giù mezzo secondo. Sta tentando di rientrare in zona DRS nei confronti di Dead. È buono per Mattia Metrano, così abbiamo ovviamente tre piloti Master League davanti. Dead, detto prima, abbastanza in ascesa poi nella seconda parte di stagione. A Metrano magari sempre stato un pilota molto molto costante sul passo gara e soprattutto molto difficile da diciamo battagliarci in pista, e vediamo se quest'anno potrebbe essere potrebbe avere qualche opportunità in più magari per giocarsi qualche vittoria. I tre che si candidano a vincitori del titolo finale potrebbero essere sicuramente Mike, Matthew e Re, se quest'anno vorrà di nuovo partecipare. Poi dietro abbiamo un pacchetto di mischia, bisognerà vedere ovviamente la pre-season cosa ci dirà, però magari, ecco, questo voi che ci guardate da YouTube, che come detto intanto do un saluto almeno nel futuro, ovvero domani, però magari voi che ci vedete da YouTube, e vi ricordo di seguirci anche su Twitch, perché le gare, purtroppo questa sera un po' di problemi tecnici, abbiamo deciso di utilizzare di nuovo il canale YouTube, però siamo anche in live sul canale Viola, che trovate che ormai è esploso, quindi andate anche sul canale Viola Formula Italian Team per non perdervi mai le gare anche in diretta, e magari anche qualche contenuto un pochettino extra come i salottini. Bella questa grafica, che ci dicono anche a quanto sono arrivati col consumo di gomme. Grosso modo hanno lo stesso consumo sia Mike che Dead, quindi intanto Dead si fa minacciosissimo, anche perché ha questi 3 secondi. A Metrano, dopo essere riuscito a tornare in auge, ora è di nuovo un secondo e 7. Dietro il Tia Prince 3 secondi e 3, ormai diciamo l'ha gettata un po' su, mancano 10 giri, e poi lui con gomma media avrà, anche se è montata da poco, comunque un po' di calo lo avrà questa gomma gialla, a dispetto della gomma hard che comunque Andrex utilizza da parecchi giri. Credo siano sui 15 giri, grosso modo. Andiamo a vedere dalla grafica, vediamo se ce lo dice. 17 giri per le hard di Mike, Dedde, Ametrano e Andrex. Invece 9 per le hard di Alessio Fiorino, 13 per le hard di Matteo Rumore. Davide Rumore, scusate, intanto Marco Ganu lo accompagna da vecchio volpone. Kaisermat purtroppo si ritira. Dicevo, Ganu. Oh, safety car! Altra safety car, e riscrive tutto. Riscrive tutto quest'altra safety car. 3 safety car. Intanto Poz Luca 5 secondi per accelerazione nella corsia dei box.
Dicevo, potrebbe essere. Potrebbe essere un colpo di scena e soprattutto vedremo cosa monteranno Mickey, ovviamente tutti ai box. Vediamo se il Tia Prince andrà ai box. E qua non è facilissimo passare, quindi vediamo se Tia. E infatti Tia, il Tia Prince non va ai box. Si mette là davanti e dice: adesso se volete passarmi, mi passa anche J-Sport. Mica gomma media nuova. Oddio, mancano 9 giri. Magari non aveva più soft. Dead gomma soft. Ametrano gomma soft. Ganon gomma soft. Alessio Fiorino gomma media usata però. Due giri. Una gomma media comunque molto molto buona. Anche perché due giri sono veramente molto pochi per questa mescola. Gomma hard. Non è rientrato neanche il buon Giovi. Davide rumore soft, no, più a sfavore per il pilota dell'Alfa Romeo. Andrex e Pozzuoluca, gomma soft nuova. Adesso vedremo. A questo punto un pochettino più di scintille. Anche perché Miche dovrà passare subito J-Sport, il Tia Prince e gli altri, a meno Dedde, deve fare lo stesso e quindi seguirlo passo passo. E però vediamo se Tia e J-Sport lo permetteranno, ecco, di fare questi sorpassi. Perché, come detto prima, possibilità di sorpassare qui poche. E a questo punto, quando mancano 9 giri, 8, credo che dal prossimo giro la safety car rientrerà. Anche perché sta rientrando anche il buon Pozzuoluca nel gruppone. Vedremo cosa potrà succedere. Un finale incandescente di questa social race che purtroppo vede tanti ritirati, ma che con la safety car che funziona di nuovo, l'anno scorso l'avevamo vista funzionare, mi pare sin dall'inizio, se non vado errato, quindi però non in questa maniera, ovvero anche se c'è una virtual safety car e si accorgono i commissari virtuali che potrebbe esserci un pericolo, oppure c'è stato un altro incidente, la virtual safety car può passare nessuno. E quindi è tutta una variabile in più questo gioco. È come come un gioco che, diciamo, mette molte più variabili, ha bisogno di più tempo per essere compreso da tutti i piloti, ovviamente. Chi è più bravo ad adattarsi, magari nella prima parte di stagione potrà dare tanto filo da torcere agli altri. Quindi, tanto sta succedendo un po' di tutto. No, è solo la grafica che ci dà queste informazioni errate. Però, dicevo, vedremo chi sarà bravo a capire subito il gioco. Vediamo se la safety car rientrerà in questo giro. Probabilmente sono tutti attaccati. Sì, la safety car rientra in questo giro. Quindi mancano 7 giri al termine di questa gara che è stata molto molto pazza. Non tantissimi sorpassi. Però ci ha fatto divertire con questi colpi di scena della safety car. Quindi vediamo come partirà il Tia Prince. Partito molto bene il Tia Prince, ma J-Sport non è da meno e gli si piazza subito dietro. Attenzione perché c'è anche Mickey molto attaccato a J-Sport e dietro di lui anche Dead. Quindi Mickey tenta di passare subito su J-Sport. No, a vicenda e passa Mickey. Vediamo se riuscirà a passare anche sul Tia Prince. No, non ce la fa. Dead intanto è rimasto dietro a J-Sport. Quindi questo potrebbe andare avanti. È volata un'ala Mickey. Mickey, contatto con J-Sport e quindi Dedde lunghissimo e quindi Ametrano passa e Mickey si ritira. Purtroppo Mickey si ritira. Oh, si è girato anche Pozzuoluca.
Si è girato anche Pozzoluca. Speriamo non abbia danneggiato. Quindi Tia Prince va là davanti, in testa, con J Sport subito dietro, e Ametrano e Dedde con gomma nuova soft. Dedde ha anche 3 secondi di penalità, quindi vedremo come finirà. Saranno adesso 6 i giri al termine. Eccoli qua. J Sport molto molto vicino. E tenta di passare con il Tia Prince, che viene passato da 2 piloti. J Sport, 3 piloti addirittura. Passato da 3. Che staccata che ha tirato, la staccatona il Tia Prince per tentare di resistere a J Sport. Questo però ha fatto sì che lui andasse lungo, e che quindi Dedde e Mattia Metrano ad attaccarlo. E adesso credo che succederà la stessa cosa con J Sport, che per quanto sia anche lui un grandissimo pilota, ovviamente pilota Master League, però gli altri hanno gomma soft nuova, e quindi vediamo se riusciranno a passarlo. Certo è che non riusciranno a passarlo molto facilmente, ecco. Vedremo. Intanto il Tia Prince già fuori dal secondo, ovviamente, e là davanti con gomma soft viaggia molto molto forte. Vediamo come esce a Metrano da qui. È molto molto importante uscire molto vicino, perché la zona di RS c'è, ma non adesso. Quindi prende tutta la scia a Metrano. Vediamo, si fa vedere su J Sport. Tenta l'affondo subito. Aveva dato l'impressione di voler tentare l'affondo, poi ha fatto una finta al pilota della Williams, che non è cascato nel gioco fatto da Metrano, e quindi tenterà ancora di guidare il GP da questo giro, quindi dal prossimo passaggio sulla... intanto Davide Rumore si gira. Dal prossimo passaggio sul rettilineo principale ci potrebbe già essere l'attacco di Ametrano. Lo devono fare subito, perché anche se è vero che J Sport ha gomma media di 14 giri, però è molto più costante la gomma media. Sì che con lo scarico di carburante magari meno, però tende a perdere un pochettino di lucidità poi. Quindi dovrebbero farlo subito. E infatti guardate, vedete come scalpita là dietro. Vediamo se tentano l'attacco qui. 4 decimi forse potrebbero bastare ad Ametrano per tentare un attacco. Vediamo, arriva molto vicino, si fa vedere, staccatona. Vediamo se riesce a girarla, va lunghissimo. E attenzione, perché Dedde non riesce ad attaccarlo. Ci prova qui magari all'esterno. Vediamo, avrà il richiamo della traiettoria con Ametrano, che ha perso la macchina. Si sono toccati. E tutto questo a vantaggio ovviamente di J Sport, che rimane là davanti. Non vorrei ci fosse un piccolo danno all'ala per Dedde, che ha perso parecchio. Intanto Alessio Fiorino passano. Ah, Alessio Fiorino e Andrex con il Tia Prince, che si va a ritirare. Si va a ritirare il Tia Prince. Vediamo dove è. Qua l'avrà persa sul cordolo. Peccato, perché stava facendo una bella gara anche lui. E quindi si rimane in 9. 10 ritirati. Incredibile. Incredibile. Che cosa è diventata questa pista, signori? Giro 32 di 35 con bandiera gialla, ma non è uscita la safety car. Dedde, credo, ad là giù ho visto un Alfa Romeo. Oh mamma, Ametrano sta laggando parecchio, e infatti si gira. Oh mamma. Sì. Sì, questo è lag, si è girato, però è solo un po' di lag. E quindi là davanti c'è J Sport, che dopo quel disastro, tra virgolette, del drive-thru per eccesso di velocità sotto Delta Time,
si ritrova là davanti con un Dead che purtroppo sì, ha una gomma soft, ma ha danneggiato l'ala in un contatto con Mattia Metrano. L'abbiamo visto anche in diretta. Bandiera gialla nel T1. È di nuovo Giovi? L'ho visto uscire molto lentamente. O è Giovi o è Marco Ganu. Penultimo giro per J-Sport. Si vedeva che, diciamo, negli allenamenti, perché ovviamente essendo una community ci alleniamo quasi tutti i giorni, quasi tutti insieme, quindi ovviamente ci sono magari un po' di gruppi, chi preferisce allenarsi con qualcuno piuttosto che con qualcun altro, però bene o male poi qualche lobby tutti assieme si fa. E parecchio carico per questo GP di Ungheria. Mattia Metrano ancora un po' di lag purtroppo per lui. Ganu intanto giro veloce 1.15.929. E si vedeva che J-Sport, soprattutto nel giro secco, poteva avere qualche chance in più. Certo è che con l'esclusione di Miche, Flaminio che comunque stava facendo una bella gara, Dead che non è in condizioni di poterlo andare a riprendere con questi 3 secondi e il danno all'ala, però tutto sommato zitto zitto sta per andare a iniziare l'ultimo giro con Dead che si deve guardare le spalle perché sta arrivando Andrex su di lui. Sta arrivando Andrex e soprattutto anche Davide Rumore, che anche lui purtroppo tante disconnessioni, quindi non l'abbiamo visto parecchio nella prima parte di gara, però poi piano piano è riuscito a risalire, quindi complimenti a Davide Rumore. Attenzione, vediamo se Andrex tenterà qui, è abbastanza improbabile a questo punto. O attacca l'ultima curva o anche la staccata dalla chicane se esce bene. È molto molto vicino. E anche Alessio Fiorino su Davide Rumore, è molto vicino. Ce ne voglia gli sport, ma qua dietro si lotta. E quindi a questo punto possiamo andare a dire che J-Sport VR46 va a vincere questa Fit Social Race in quel dell'Ungheria, secondo Dede che scalerà un po' di posizioni, anche Andrex, quindi secondo Alessio Fiorino, terzo a Metrano, quarto Andrex, quinto Davide Rumore, sesto Dede, settimo Pozluca, ottavo Giovi e nono Marco Ganu. Quindi finisce qui questa Fit Social Race. Io vi ringrazio e vi rimando a tutti i nostri social, www.formulaitalianteam.com, il sito ufficiale per andare a vedere, magari spippolare qualche statistica dei piloti che hanno corso qui su questa sera. E in più vi ricordo, siamo quasi sempre in live sul canale Viola, guardate spesso le differite anche su questo canale YouTube, perché le live che facciamo dall'altra parte le riportiamo il giorno dopo in differita. E quindi se vi potete perdere, ecco, se avete degli impegni oppure non avete la connessione giusta per poter guardare la live, potete riprendervela tranquillamente su YouTube, proprio qua su questo canale, in differita il giorno dopo, come succederà oggi. Purtroppo non eravamo in live come spiegato prima, però ci vedremo sicuramente domani su YouTube. Vi ricordo anche di andare a mettere un segui, un follow al nostro canale Instagram per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che facciamo e su tutto quello che succederà nei prossimi giorni. Io vi ringrazio, vi do un saluto, a Nanna presto solo se fitto nel live. Ciao 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 ciao.